Per il terzo anno assistiamo a questa bella manifestazione, diceva il tuo amico Vannucci, che è un gemellaggio tra Roseto e il resto dell'Italia. Veramente i ragazzi riescono a creare questo clima di amicizia, a parte l'UNICEF che è già un richiamo di per sé. Ecco, qual è il tuo sentimento che senti di esprimere in questa circostanza? Io credo che posso esprimere un sentimento di comunione con questa manifestazione e con questi ragazzi che forse ci fanno ripensare che al di là delle divisioni contano di più molto la ricerca della comunione, dell'unità, quel senso di affratellamento che qualche volta dovrebbe unirci di più. Io credo che Roseto tutta possa essere orgogliosa oramai di essere diventata la sede fissa di questo appuntamento, un appuntamento che fa conoscere Roseto sotto questo aspetto, ribadisco, sotto questo aspetto importante a tutta l'Italia. Noi come amministratori ne siamo particolarmente orgogliosi e contenti. Solidarietà buttata da Roseto per la nazione, queste scuole veramente hanno creato un clima nuovo, diverso a Roseto, nell'ambito delle manifestazioni rosetane, è una cosa palpabile, anche perché la voce dei bimbi è sempre bella, sempre apprezzabile. Ecco, lasciamo questa manifestazione oggi per il terzo anno per darci certamente un appuntamento per il prossimo anno. Cosa possiamo dire? Ma come dicevi tu, chiaramente questa manifestazione è diventata una tradizione per Roseto. Noi siamo in grado con le nostre strutture di ospitare con dignità queste manifestazioni, tutti questi genitori, tutti questi ragazzi, insegnanti vengono volentieri a Roseto, è anche un fatto di carattere turistico importante per noi e noi facciamo di tutto per dare un aspetto della città veramente consono alle nostre tradizioni. Noi quest'anno veramente rispetto agli altri anni è un po' diciamo in ribasso, nel senso che vi sono meno gruppi perché abbiamo avuto anche noi, come sai, degli impegni di carattere politico-amministrativo. Però noi pensiamo di mantenere questa tradizione e il Comune si dovrà impegnare perché questa è una grossa manifestazione che non ci costa niente e quindi diciamo che è molto importante tenere Roseto al centro di questa importante iniziativa. Sei un abitué della nostra TV, ma ormai ci sono determinate circostanze. Questa pagate bene, quindi veniamo volentieri. Ti ringrazio, quindi ci usciranno pure le tasse. Ma vogliamo dire questa manifestazione che è nata veramente da Castellalto e viene ricordato da quel circolo didattico che ha avuto intuito la fortunosa idea di organizzarla tempo fa. Poi è venuta Roseto. Adesso Roseto Castellalto, questo binomio, come si può spiegare? Dunque, il merito direi essenziale credo che vada attribuito a chi lo merita veramente, c'è la direttrice didattica di Castellalto che appena appunto assunto la carica si diede da fare inserì il nostro comune in questo circuito. Noi per la verità come ente manifestazioni siamo intervenuti soltanto per la edizione di quest'anno. Con la scomparsa del preside che l'aveva ideata, in pratica la manifestazione era destinata a scomparire. Sollecitati noi dalla direttrice abbiamo ritenuto di farci carico dell'organizzazione complessiva della manifestazione e poi nelle varie sedi subentrano in pratica i comuni per le varie articolazioni. Ma l'organizzazione complessiva è dell'ente manifestazioni e della direttrice didattica di Castellalto. D'altronde noi come ente abbiamo come obiettivo essenziale quello del recupero del nostro territorio e quindi anche sul piano promozionale abbiamo ritenuto che questo fosse un veicolo molto importante e soprattutto anche perché aveva una finalità veramente nobile che meritava insomma il nostro sostegno. Peccato che Castellarte si svolga in un periodo in cui le scuole sono chiuse, luglio-agosto, portare centinaia di ragazzi a visitare questa riscoperta che dell'Abruzzo della mano sarebbe stata un'esperienza interessante. Beh, per il momento diciamo che Castellarte si svolge nel periodo estivo e direi che quella dovrebbe essere in prospettiva l'attività estiva dell'ente, però con il recupero che noi stiamo avviando del borgo e quindi con il recupero di spazi al coperto contiamo anche di realizzare nel corso dell'anno manifestazioni che possono, come dire, svolgersi al coperto per causa del tempo in maniera
da poter nell'arco dell'anno determinare e organizzare anche altre cose che possono essere di interesse anche dei giovani della scuola. La finalità ultima è quella che Castellarte dovrà operare 365 giorni all'anno. Questo l'abbiamo sempre detto e te lo auguriamo certamente, ripartendo da questa prossima edizione che tutti aspettano peraltro. Poi ne parleremo alla conferenza stampa, come sempre. Senz'altro, grazie. Gli organizzatori della giornata di familiarità, io dico, stare insieme oggi è il momento più emblematico della nostra civiltà. L'UNICEF ci dà questa possibilità, senza frontiere e senza barriere. Grandi, piccoli, ragazzi, bambini, perché noi vogliamo vivere un giorno migliorati. È questo che ci hanno detto i ragazzi ed è questo significato che noi diamo la giornata che abbiamo trascorso insieme. Perciò ragazzi, vi ringrazio a nome dell'UNICEF.